Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuta Pina Picerno, neodeputata al Parlamento europeo per il Partito Democratico, con un mucchio di voti di preferenza anche presi nel sud. E buonasera Massimo Cacciari, filosofo collegato con noi da buonasera. Venezia. E buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano buonasera. E scrittore. Allora, ci si chiede comunque oggi, il day after, perché nessuno aveva previsto, capito che Renzi avrebbe fatto il 40% e che futuro avrà il movimento di Beppe Grillo, subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, lei si sarebbe mai immaginato fino alla mezzanotte di ieri di trovare Renzi al 40%? No, ma credo che non se lo sarebbe immaginato nessuno. Era un risultato imprevisto quanto imprevedibile. Però non bisogna stupirsi più di tanto, né buttare la croce addosso ai poveri sondaggisti, perché in situazioni, è una questione tecnica direi, in situazioni molto liquide come quelle italiane, in cui mancano partiti di lunga tradizione storica, partiti trasformati in movimenti d'opinione, con una caratterizzazione fortemente carismatica, quindi è difficile anche valutare, quantificare l'appeal del capo, è molto difficile. E quindi in una situazione di questo genere era veramente complicato prevedere un risultato di questo genere, che poi è figlio di molte cause, perché quando c'è risultati eccezionali di questo tipo le cause sono sempre multiple e a volte possono essere anche contraddittorie le une con le altre. Adesso a questo ci arriviamo subito, professor Cacciari, sì. Ci arriviamo subito, però vorrei chiedere invece all'onorevole Picerno intanto se voi del Partito Democratico c'era qualcuno dei vostri sondaggisti interni che vi dava il 40%? No, no. E quindi anche per voi è stato un po' una risultato sorpresa. Assolutamente inatteso e strepitoso anche per noi. Ecco, ma lei probabilmente ha dato un contributo importante con il suo scontrino della spesa da 80 euro, o no? Io lo rifarei altre mille volte perché credo che insomma quello scontrino è riuscito a trasferire un dibattito un po' surreale e anche un po' metafisico, no? Sull'importanza degli 80 euro a un piano invece molto concreto, sul piano della realtà, il piano della vita vera. E siccome io, come non mi stanco di ripetere, abito il pianeta Terra, vivo e vengo da una famiglia insomma normalissima, mio fratello è ancora disoccupato, mio papà e la mia mamma vivevano con poco più di 1000 euro al mese, capisco l'importanza di quella cifra per le persone normali. Quindi ho voluto tradurla, incarnarla in qualcosa di reale, in qualcosa di... E credo insomma di aver avuto ragione, col senno di poi credo proprio di aver avuto ragione. Andrea Scanzi ha avuto ragione, non solo a Picerno, tu ti aspettavi questo risultato e ti aspettavi un Grillo così lontano da Renzi? Secondo me non se l'aspettava nessuno. Io ho scritto pubblicamente, quindi ci sono le prove, che chiunque pensasse al sorpasso del Movimento 5 Stelle sul PD era pazzo. E questo è stato uno dei grandissimi errori del Movimento 5 Stelle. Mi immaginavo onestamente una forbice sui 5 punti, tipo un 33, 27, 28, una cosa del genere. Invece no. Gli 80 euro, ascoltavo prima l'onorevole Picerno, gli 80 euro secondo me sono stati importanti, anzi decisivi, ma non quelli della Picerno. Anzi, secondo me la Picerno in questa campagna elettorale in maniera involontaria ha fatto di tutto per disboscare il consenso di Matteo Renzi, che però è così bravo che è riuscito a superare anche le tante gaffe dell'onorevole Picerno. Credo che anzi, se magari ci fosse stato un gruppo di parlamentari, di onorevoli ancora più forti, forse avrebbe addirittura fatto meglio Matteo Renzi. Lo dico proprio per sottolineare un risultato storico che nessuno di noi ha previsto. Dico anche un'altra cosa, secondo me numericamente il Movimento 5 Stelle, se avesse fatto una campagna elettorale basso profilo, avrebbe detto abbiamo perso, però tutto sommato sopra il 20%, tenendo conto di un popolo che è sostanzialmente conservatore, di una forza che fino a 8-10 mesi fa ritenevamo molti, se non tutti, un poco di paglia, avrebbero detto vabbè, sopra il 20%, seconda forza. Ma se tu dalla mattina alla sera vai in televisione, su Twitter e dici vinciamo noi, Renzi è sfigato, Renzi è finito, è chiaro che poi nel momento in cui perdi,
automaticamente ti prendono tutti in giro e fanno bene, perché Beppe Grillo se l'è tirata e stasera forse ha fatto il suo miglior messaggio della campagna elettorale, perché per la prima volta l'ho visto veramente autoironico e autocritico. Peccato che abbia fatto tutto, peccato che l'abbia fatto quanto nel frattempo, cioè, per lui. Dicevo, autoironico e autocritico a differenza di Scanzi, mi viene da dire, perché insomma siamo alle solite, come dire, gli italiani e gli elettori del Mezzogiorno d'Italia mi hanno regalato, assegnato più di 230.000 preferenze. C'era qualcuno, compreso l'onorevole Scanzi, compreso Scanzi, appunto, che vabbè, insomma, ti avevo scambiato per un parlamentare dei 5 Stelle. Questa era il lapsus freudiano. Mi aspettavo un po' di più. E dicevo. In molti appunto mi hanno dipinta come una disboscatrice di consensi, compreso lui. Mi pare che gli italiani hanno smentito in maniera clamorosa queste previsioni. No, lasci aggiungere anche soltanto una cosa che invece è importante, che non riguarda tanto me, è che gli italiani hanno scelto tra questo linguaggio, che è quello dell'insulto, che continuano, hanno ancora imparato la lezione evidentemente, il linguaggio dell'insulto fino a se stesso non porta a nessuna parte, gli italiani hanno scelto un'altra cosa, tra il linguaggio dell'insulto a gratis, che è appunto proprio di Scanzi e di quelli come Scanzi, cioè del Movimento 5 Stelle, e il linguaggio invece della speranza, della fiducia, gli italiani hanno scelto la fiducia. Quindi mi pare che sia dannoso proseguire su questo crinale, Scanzi. Lo dico per lei e per i suoi amici. Mi devi dire tu fino a 5 minuti fa. Allora, 5 no, volevo soltanto... Rapido, Scanzi, perché vedo il professor Cacciari che è già sfinito da... No, ma sono già sfinito anch'io, anche perché poi il gioco del Fatto Quotidiano, House Organ del Movimento 5 Stelle, ce lo siamo già giocati, quindi mi immagino una seconda mossa. Volevo intanto dire che la PCN è riuscita a arrivare dietro Pittella, che insomma era abbastanza difficile, perché credo che neanche il Mago Ronzo sarebbe arrivato dietro Pittella, ed era capolista, ha preso 7 punti in meno di quanto ha preso a livello nazionale il Partito Democratico. Dire adesso che la vincitrice alla Picerno, una che fino all'altro giorno andava in televisione e radio a dire, lei che si è laureata su De Mita, io voglio fare la politica del dolce forno invece dei due forni, evidentemente era convinta di parlare del Mulino Bianco, non lo so, cioè questo fa un po' capire il livello, secondo me, che c'è intorno. No, non mi lasci, non capisce il dibattito sulla Picerno, professor Cacciari, volevamo andare avanti. Io ho il piacere di conoscere l'onorevole Picerno e quindi sono impreparato al dibattito sulla Picerno. Se dobbiamo discutere sulla Picerno, me ne vado, perché sono impreparato. Professor Cacciari, purtroppo sono un po' agitatini ancora. Voglio chiederle, professore Renzi, da dove ha preso i 2,5 milioni in più rispetto a Bersani? Dicevo prima, quando ci si trova di fronte a dei risultati così eccezionali, appunto, assolutamente imprevisti e imprevedibili, le cause sono sempre molteplici e anche possono essere contraddittorie tra di loro. Bisogna saperlo, perché questo è importante anche per quello che si andrà a fare poi. Allora, qui ci sono stati tanti fattori che si sono combinati insieme, e evidentissimamente. Da un osservatorio come quello della mia regione, del nord-est, dell'Italia orientale, questo risulta ancora più evidente. Un fattore, l'astensione, che stavolta ha pesato evidentemente molto più sul centrodestra, basta vedere i dati sull'astensione nel mezzogiorno, eccetera. Due, l'immagine di Renzi, che è un'immagine forte ed è un'immagine che può trarre sia voti di persone che cercano la governabilità, la stabilità, ma sia anche voti di protesta, voti giovani di protesta, cioè è una figura che può pescare un po' da tutte le parti. Poi, terzo fattore fondamentale, e questo lo vedi appunto in regioni come il Veneto, la domanda da parte di ceto medio, da parte di artigiani, da parte del popolo delle partite IVA, retorizzato dai vari Tremonti e Berlusconi in questi anni, di le abbiamo provate tutte, Berlusconi, Lega, eccetera, e adesso dobbiamo provare questa, perché vorremmo cercare di sopravvivere. Non vogliamo elezioni anticipate, non vogliamo crisi, non vogliamo avventure grilline, vogliamo cercare di vedere se questo paese ce la fa. È un voto Treviso, Verona, cioè
strepitoso, perché passano in un anno 20-25% degli elettori, 30% degli elettori a Treviso passano dal centrodestra al centrosinistra. È evidente che non sono voti di centrosinistra, bisognerebbe essere pazzi per pensare che sono voti di centrosinistra in questa regione dove il Partito Democratico, ma anche prima il PC, non era mai andato sopra il 20%. È evidente che è un'ultima spiaggia, bisogna saperlo, ragionare realisticamente, non a slogan, non a parole fatte, ma a ragionare e vedere che cosa si può veramente fare per questo popolo, ceto medio, ceto produttivo, che è disperato del voto che ha dato finora e ha puntato questa volta su Renzi. Speriamo che appunto abbia puntato bene. Posso chiederle, professor Cacciari, un'altra cosa, poi dopo gli ridò la parola. Grillo dove ha sbagliato invece, secondo lei? Ha sbagliato tutto, ha perfettamente ragione l'amico prima, ha sbagliato tutto. Grillo doveva presentarsi, non può fare il bis, anzi peggiorare la campagna elettorale dell'altra volta. L'altra volta poteva andare bene, disagio, faccio leva sul disagio, faccio leva sulla protesta e cerco di fare il pieno. Ma ora era chiamato a mostrarsi come uomo di governo, non soltanto nazionale ma anche europeo. E ha fatto una campagna ancora più scalmanata dell'altra volta, per forza che ha perso. Grillo ha sbagliato tutto, su Grillo anch'io non avevo alcun dubbio che sarebbe andato peggio del Partito Democratico, nemmeno io mi sognavo mai di un sorpasso. Certo che a sentire poi i sondaggi, cioè uno poi anche alla fine ci crede, quando sei tormentato per un mese da sondaggi che ti chiedono il tuo parere sul fatto cosa ne pensi se il Grillo va al 29, gli altri al 31, eccetera, eccetera, ti spaventi. Ti spaventi, no? E quindi dici, questo ha giocato italiani, a favore di Renzi, piano, alla fine. Ma, senza dubbio, ma certamente sì, i sondaggi hanno giocato a favore di Renzi. Ripeto, nella mia regione, qui, tradizionalmente, Renzi prende i voti della Democrazia Cristiana, quindi si figuri, in una regione che mai ha votato a sinistra o a centrosinistra come nel Veneto, in nessuna situazione, in nessuna occasione. Certo, Renzi, l'effetto, eccetera, eccetera, ma c'è soprattutto questa domanda di riforma, di rinnovamento, ma soprattutto anche di intervento pesante in materia fiscale, perché queste regioni, Lombardo-Veneto, che sono il motore di questo paese, hanno questo problema, il problema fiscale come problema prioritario. Aspetti, professor Cacciari, scansi no, e poi dopo... Condivido totalmente l'analisi del professor Cacciari e aggiungo tre motivi, secondo me, della vittoria di Renzi e della sconfitta netta di Beppe Grillo. Il primo è che i movimenti di opinione e di protesta comunque non sfondano mai più di tanto, quindi secondo me se è percepito così il Movimento 5 Stelle già il 20-21% potrebbe essere la sua soglia massima, cioè probabilmente un anno fa si è toccato l'apice del Movimento 5 Stelle. Secondo motivo, credo che sia passato il messaggio, sia per colpa di Grillo, sia per colpa anche di un'informazione, devo dire, abbastanza renziana per usare un eufemismo, il messaggio che se vinceva il Movimento 5 Stelle arrivava Pol Pot, perché arrivava quello che diceva oltre Hitler, la peste rossa, i tribunali, e a quel punto quindi è passato questo messaggio. Capisco che un elettorato moderato abbia detto, per l'amor di Dio, se vince questo qua Grillo io ho paura. E aggiungo anche come comunicazione, che se il famoso intervento di Beppe Grillo da Vespa ci fosse andato un deputato, un senatore più preparato, sarebbe stato molto più efficace. Cioè, paradossalmente, questa campagna elettorale, molti italiani, secondo me, hanno più votato il parlamentare che non Grillo, cioè hanno votato più nonostante Grillo che non per Grillo. Peccato che i parlamentari, Grillo, candidati, l'altra cosa, mi fermo subito, credo anche che abbia vinto molto il messaggio rassicurante che ha incarnato Matteo Renzi, perché proprio perché dall'altra parte c'era questo grande Moloch, lui di fatto ha incarnato quello che è il cambiamento ma non troppo, una sorta di cosa garbata, precisina, anche con il rischio riformare senza demolire. Esatto, anche con il rischio che magari si può morire anche un'altra volta. Democristiani, per citare un altro maestro. Se posso anch'io dire qualcosa su quello che è successo. Intanto, voglio dire, la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle non è stata sull'Europa. Abbiamo avuto la prova evidente che Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle non gli frega niente né dell'Europa né dell'Italia, perché non hanno né fatto conoscere i loro candidati. Io anche da questa trasmissione chiedevo appunto un confronto possibile con qualcuno dei loro candidati, che non è stato mai possibile avere, nascosti nei blog, nascosti da qualche parte. Abbiamo ritrovato sempre solo le solite facce che non erano quelle dei loro candidati. Immaginare che si possa andare avanti con 10 click o 20 click sul sagro blog per come dire, consolidare una classe dirigente è pura follia. Prima questione. In seconda questione, non hanno chiarito
qual era il loro candidato alla presidenza della Commissione europea, non hanno chiarito qual era il loro gruppo in Europa, hanno fatto una campagna elettorale presentando nemmeno mezza proposta e finisco insultando soltanto appunto i candidati del Partito Democratico, in particolare come sta continuando a fare Scanzi stasera. Gli italiani mi hanno dato 233.000 preferenze. Sì, certo, ma se avessero messo un facoccio Allora, siccome Renzi oggi ha invitato i suoi colleghi dei 5 Stelle a cambiare e a collaborare per le riforme, perché dovrebbero cambiare strategia, diciamo, anche dal dibattito di stasera? Per noi la priorità, ecco, mentre dall'altro lato, come raccontavo, c'è questo strano movimento che non parla dell'Italia e che non vuole cambiare nulla, perché sono diventati veri gattopardi della politica italiana, capaci di dire solo no a qualsiasi cosa. Noi ci sta a cuore il cambiamento vero, perché noi la rabbia in particolare, per esempio, della mia terra, del Mezzogiorno, io la capisco bene perché la vivo e la conosco. La risposta alla rabbia può essere buona politica e la possibilità di cambiare. Semplicemente Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle accettano la sfida del cambiamento, sono capaci di dire sì a qualcosa che non sia un insulto, sono capace a lavorare per il cambiamento in Italia. Se ci sono, noi siamo qua. Va bene. Fino adesso non sono stati capaci né loro né Scanzi. Ecco, vorrei però adesso farvi vedere. Aspetta, Scanzi, il punto di Paolo Pagliaro. Togliamo l'audio perché Picerno, togliamo l'audio perché, nonostante il 40%, Renzi farà molta fatica a fare le riforme promesse. Sentite Pagliaro. Le elezioni europee hanno dato a Renzi una grande forza politica, ma non hanno modificato di un grammo la sua forza parlamentare. Con la maggioranza di cui dispone, fragile, disomogenea e figlia di una stagione politica in cui non c'erano vincitori ma solo sconfitti, Renzi deve ora tener fede agli impegni presi in questi primi 90 giorni e agli altri suggeriti dalla pessima congiuntura economica. Dovrà portare a conclusione la riforma della legge elettorale, che nella versione concordata con Berlusconi prevede una soglia di accesso diretto al governo che ieri Renzi ha superato e Berlusconi no, il che non semplifica ma complica la vita dell'Italicum. Dovrà ridurre il numero dei parlamentari, ridisegnare le funzioni del Senato, riformare il titolo V della Costituzione. Difficile possa farlo senza una maggioranza più ampia di quella governativa. Nelle prossime settimane si attendono notizie anche sul fronte della riforma del mercato del lavoro, che con il tasso di disoccupazione giovanile al 42,7% è in cima alle urgenze. Gli altri dossier riguardano la riforma della pubblica amministrazione, che approderà in Parlamento il 13 giugno, la delega fiscale, che già questa settimana dovrebbe portare ai primi decreti sulla riforma del catasto e alla nascita del 730 precompilato, la stabilizzazione del bonus IRPEF, il taglio da 1,5 miliardi della bolletta elettrica per le piccole e medie imprese, le misure per ridurre gli arretrati della giustizia civile e forse per sanzionare con maggiore severità il reato di falso in bilancio. E chissà se su provvedimenti come quest'ultimo anche il Movimento 5 Stelle non decida di dare una mano, uscendo da una terzietà che ieri non è stata premiata. Professor Cacciari, ma a Renzi non converrebbe fare una nuova legge elettorale e poi andare subito a votare? Sarebbe l'ultima, la più grande fesseria che potrebbe fare, a mio avviso, per le ragioni che ho detto prima. Sarebbe incomprensibile che non capisse che questo voto è un voto per il governo, per le riforme, per la continuità, per la stabilità. Il problema è se riuscirà a farle. Io credo che lui sia assolutamente consapevole di questo, che non può fare forzature, pena il perdere tutto, probabilmente in pochi mesi. Certo che se
potesse mostrare con chiarezza agli italiani e all'opinione pubblica che le riforme non ce la fa a farle per colpa altrui, ma dovrebbe essere molto chiaro, molto molto netto la cosa, molto evidente, evidentissima, lampante, allora sì, dovrebbe per forza andare alle elezioni o cercare di andare alle elezioni, ma solo se riuscisse appunto a dimostrare con assoluta matematica evidenza che la colpa è altrui. E al momento lui deve tentare in tutti i modi di portare a casa alcune delle cose che Pagliaro, ecco, prima ricordava. Ma ripeto, in particolare, mi scusi, in particolare una è fondamentale per i voti, sto parlando in modo molto realistico, proprio anch'io appartengo al pianeta Terra, ahimè, ma appartengo al pianeta Terra. E la cosa fondamentale è la materia fiscale, perché i voti che ha preso dal CETI, dal popolo delle partite IVA, da commercianti, artigiani, liberi professionisti, nel Veneto, nel Triveneto, in Lombardia, eccetera, chiedono questo, per questo votavano Berlusconi e Lega, non per altro, non perché fossero di destra o di sinistra, che sono categorie che a questa gente non interessano più nulla, ma per questo. La materia fiscale è la materia fondamentale per la questione settentrionale di questo paese, come vado predicando invano da 20 anni a questa parte. Onorevole Picerno è d'accordo con lei e vuole dire una cosa. Sì, sono d'accordo, ovviamente, non solo quello, ovviamente non c'è soltanto la necessità di intervenire sulla materia fiscale. La verità è che anche questo voto conferma la necessità di andare avanti con più forza sul terreno delle riforme. Quelle già messe in campo, ovviamente. Ecco, penso, ma già l'Italicum che è che ve l'ho penso alla questione, penso, mi lasci dire, stavo parlando. Arrivo... Mi scusi, onorevole, mi scusi una cosa, mi creda. Dal poi in su... alla riforma del Senato, queste cose qui, sì. Gli interessa, diciamo, l'un per mille. Ma io non parlavo la di riforme istituzionali necessariamente. Per i voti è la questione, questioni finanziarie, economiche. Ci stavo arrivando, fiscali. Infatti, cioè, diciamo, le misure più importanti messe in campo, accanto a quelle, insomma, di cui non parliamo stasera, che riguardano il riassetto, diciamo così, istituzionale, sono appunto interventi seri in materia fiscale. Penso alla riduzione dell'IRAP per il 10%, gli 80 euro in busta paga di cui abbiamo parlato prima, che sono comunque la più grande operazione di redistribuzione mai messa in campo, sono il taglio del costo dell'energia, sono le misure che stiamo mettendo in campo sul lavoro, insomma c'è una enormità di questioni su cui stiamo già intervenendo e il voto di ieri è evidentemente la risposta, intanto ci consegna la necessità di procedere con maggiore velocità sul terreno della riforma e poi significa andate avanti ragazzi, continuate su questa strada, continuate, fate di più e fate bene, mi pare chiaro e inequivocabile. Ma al di là della lista della spesa, quello che dice Cacciari secondo me è vero in maniera idealistica, cioè sì, Matteo Renzi dovrebbe andare avanti per seguire non tanto le riforme istituzionali che peraltro a mio modesto parere sono orribili, quindi è bello convergere, si spera che magari l'Italia come la riforma del Senato siano appena superiori, basta prendere per esempio la riforma Chiti, ma lasciando stare questo argomento trovo ad esempio che a fine anno ci sarà per esempio, ma ti vedo stranamente nervosa che se hai stravinto non tu ma Matteo Renzi. Per esempio, a fine anno ci sarà la finanziaria. La finanziaria non sembrerebbe, la finanziaria a fine anno sarà molto dura perché sarà lacrime e sangue. La disoccupazione, secondo molti marker, crescerà. Allora io ecco dove non sono totalmente d'accordo con Cacciari. Matteo Renzi è molto furbo, è molto intelligente, ha ereditato e preso un consenso straordinario che mai il centrosinistra ha preso, secondo me potrebbe anche ipotizzare, se non a ottobre, a inizio dell'anno prossimo, l'idea di fare un po' il martire, cioè io ci ho provato, però Alfano non è stato con me, Berlusconi non è stato con me, gli altri dicono sempre di no, sai cosa faccio? Vado a riscuotere alla cassa, prendo una maggioranza bulgara alla Camera e al Senato e poi per 5 anni fa esattamente quello che gli vedo fa. Cacciari un po' perplesso su questo e mi aggancio anche su una domanda su Berlusconi, Cacciari. Mi dica se... Sarebbe un rischio per Renzi pazzesco, Può fare questa mossa che tu dici soltanto se è evidentissimo che gli è stato impedito da altri, con nome e cognome, l'itinerario delle riforme. Cacciari, ma Berlusconi, che è arrivato al suo minimo storico con il 16%, sarà tentato di buttare tutto all'aria oppure di stringere ancora di più il patto con Renzi?
Berlusconi finché non riesce a trovare un nuovo assetto nel centrodestra e soprattutto un nuovo leader, perché ormai i voti li prendono i leader, è evidente, li prende Renzi come li prendeva Berlusconi, come li prendeva Grillo, diciamoci la verità, questa è la verità. Quindi, fin tanto che non ha una faccia da presentare alternativa a Renzi, cosa va alle elezioni a fare? Sarà il miglior alleato di Renzi in questi prossimi mesi, a meno che non sia pazzo completamente. Insomma, questo è il caccia di pensiero. Picerno? No, dicevo, c'è un'alleanza alla luce del sole, un patto siglato alla luce del sole sulla questione delle riforme, che è insomma pubblico, che rimane in piedi e che insomma bisogna far camminare in maniera anche rapida e veloce come ci chiedono i nostri elettori. Di più, diciamo, non esiste, siamo agli antipodi, molto diversi. E quando Renzi dice, l'ho detto oggi in conferenza stampa, che il bello deve ancora venire, è anche tornato a usare la parola rottamazione, cosa bisogna aspettarsi? Beh, che se fino adesso siamo andati veloci, ora abbiamo la forza per andare molto più veloci, per cambiare per davvero il paese, ce lo chiedono gli italiani, ce lo chiedono gli elettori, quindi ancora di più, ancora più forte per cambiare per davvero il paese. Però ci sono dei problemi in Parlamento, come abbiamo detto, Scanzi, non ci sarà nessun problema in Parlamento, perché mi pare che il voto degli italiani è chiaro. Secondo me i problemi ci possono essere perché a fanno debolissimo Silvio Berlusconi non ha mai mantenuto una parola data e quindi non la vedo così certa la cosa. Credo anzi che il rischio di Matteo Renzi, per quello ipotizzavo quello scenario di prima, il rischio sia quello, pur di portare avanti la legislatura, di stare troppo accanto a Berlusconi e ad Alfano, e a quel punto paradossalmente potrebbe rimettere in gioco il Movimento 5 Stelle. Sul fatto che attendono grandi belle cose per Renzi sicuramente, per il Paese lo speriamo tutti, io ho scritto stamattina sul Fatto Quotidiano che secondo me il 2014 sta a Matteo Renzi come il 1994 è stato a Silvio Berlusconi, cioè credo che lui sia veramente molto amato dagli italiani. Ironicamente mi viene da dire che siamo davanti a un bivio, bene che vada, avremo un nuovo De Mita, perché comunque di fatto c'è la nuova Democrazia Cristiana, male che vada avremo un nuovo Berlusconi. Sempre questo dire, sguardo rivolto prima, al passato, ma la capacità di guardareci tu è veramente impressionante. Cioè, i conservatori mia, della politica italiana e della scena pubblica italiana, De Mita, come Franceschiniana fino all'altro sono giorno, veramente dicevo. Impressionanti. Va bene, non si rassegnano, nonostante... Adesso io vorrei solo chiedere... Una vittoria meravigliosa. Vorrei chiedere al professor Cacciari, un'ultimissima domanda. Cacciari, la vecchia classe dirigente del PD, abbassiamo i microfoni, da D'Alema a Bersani, dalla Bindi alla Finocchiaro, appartiene ormai al passato? Telegrafico? Ma io lo sto dicendo da qualche anno che siamo il passato. E non c'è dubbio alcuno, la mia generazione ha fallito completamente in politica e quindi noi possiamo soltanto augurarci che Renzi sia davvero la novità in positivo, la novità, perché la generazione mia, cioè della Bindi, dei D'Alema, dei Veltroni, ha fallito clamorosamente, punto. Chiarissimo. Questo è un discorso storico, va agli atti. Grazie. E quindi non c'è bisogno di rottamare nessuno perché si sono rottamati da sé. Se Renzi, ci abbiamo Renzi è perché gli altri si sono suicidati, ma vogliamo scherzare? Tanti sono rimasti, comunque. Vabbè, Alfonso e Chiamparino sono rimasti tanti. Vabbè, intanto Chiamparino ha vinto oggi e quindi insomma si è sottoposto al vaglio. Ma Chiamparino è un sindaco, i sindaci sono tutta un'altra storia. Chiamparino è stato fuori da quella vicenda perché ha fatto il sindaco, come D'Alfonso d'altra parte, sono sindaci, quelli avrebbero vinto comunque anche senza Renzi. Devo chiudere. Grazie professor Cacciari, grazie onorevole Picerno, grazie Andrea Scanzi, grazie a tutti gli spettatori, linea Corrado Formiglie e alla sua ultima puntata di questa stagione di Piazza Pulita avrà molti ospiti interessanti e naturalmente discuterà del giorno dopo la grande vittoria di Renzi. Arrivederci, noi ci vediamo domani.